Sono più di 3 ore che l'Aula del Senato è in ostaggio di senatori che stanno decidendo o meno se dare l'autorizzazione per l'arresto richiesto per un senatore loro compagno. Mentre invece noi stamattina alle 8 eravamo in Commissione Sanità. Eravamo in Commissione Sanità per vedere finalmente diventare legge una battaglia che dura ormai da 3 anni. Ve ne abbiamo parlato, vi abbiamo tenuto al corrente di tutti i passaggi, delle difficoltà, dell'enorme lavoro che ha fatto il Movimento 5 Stelle per dare dignità a tutti i bambini italiani. Sono gli screening neonatali, lo spieghiamo brevemente perché è giusto che si capisca l'importanza di questo provvedimento che l'Italia aspettava da più di 13 anni. C'erano regioni in Italia che facevano un esame che viene fatto ai bambini appena nascono, una piccola goccia di sangue prelevata dal tallone sulla quale si fanno dei test per individuare delle patologie che sono curabili se individuate entro 24-48 ore. Cosa accadeva? Che alcune regioni venivano individuate queste patologie, venivano fatte le cure, veniva fatta una dieta e i bambini nascevano sani e crescevano, le famiglie non avevano problemi. In altre regioni questi bambini avevano un'altra storia, avevano un altro futuro, a volte morivano perché erano patologie che potevano portare addirittura alla morte. Il Movimento 5 Stelle si è battuto, si è impuntato, non ha permesso che questa cosa potesse continuare ed oggi finalmente tutto questo nostro lavoro è diventata una legge che consegniamo alle famiglie, consegniamo ai bambini, consegniamo a coloro che vogliono ancora credere che esista una politica che lavori per i più deboli, che non si dedichi alle banche, ai poteri forti, alle lobby. Di queste cose lasciamo che se ne occupino gli altri, noi ci occupiamo di voi, dei cittadini, dei nostri figli e che è veramente con grande, grande gioia che oggi vi diamo la prima legge del Movimento 5 Stelle sugli screening neonatali, solo per voi.